Ragazzi, nulla da dire, Messi fenomenale, che si carica letteralmente la sua nazionale sulle spalle e la porta ai quarti di finale. Partita incredibile dell'argentino, incredibile. Adesso finisce. Sì, ce ne andiamo ai quarti, ai quarti. È ancora 0 minuti del riparo. E andiamo, vai Leo. Vamos! 16 anni fa chi vinse agli ottavi contro l'Australia soffrendo sempre, fino alla fine, poi vinse il mondiale. Era l'Italia di Lippi, una vita fa. E io non ve l'ho detto tanto per, ve l'ho detto perché io credo che anche quest'anno andrà a finire così, con non l'Italia ma l'Argentina di Scaloni che alzerà sta coppa. Non lo ripeto più, non lo ripeto più, tutti in piedi per il giocatore più forte della storia del calcio, ma no perché ha segnato, perché ragazzi, ma veramente io questa sera mi sono emozionato, vedere Lionel Messi a 35 anni fare certe cose, veramente... mamma mia, ragazzi, pff, è uno spettacolo, io, puoi anche uscire, Lio, Lionel, puoi anche uscire, hai dimostrato tutto. E allora diciamolo chiaramente, perché ogni volta, ogni settimana, ogni partita ormai abbiamo l'ansia di come l'Argentina possa uscire, perché sappiamo benissimo, è un po' quello che succede poi con Cristiano Ronaldo, no? Questo è l'ultimo mondiale di Ronaldo e l'ultimo mondiale di Messi, e quindi noi non vogliamo privarcene da qui alla fine, ogni volta siamo lì attaccati alla televisione, incrociando le dita nella speranza che Argentina e Portogallo disegnino il percorso perfetto che le porterà poi a giocarsi la finalissima. Abbiamo le prime due, si sta di semifinaliste, le prime due squadre accoppiate per il primo quarto di finale. Argentina da una parte e Olanda dall'altra. Inutile dirvi che non vedo l'ora di vedere questo scontro. Sinistro più forte del mondo. Oh figlio, lo vicerivo, chi sei? Il suo figlio piccolo, niente di... può chiedere scusa? Oh, che significa scusa? Questo è un fuoriclasse assoluto, è un'opinione mia personale che aggiungo... se lo faccio scarpette fuori uomo, però se stiamo ai quarti è grazie a lui. Vabbè, ma chi su qua, ma ti dico una cosa, posso, ti posso dire la mia? Dice no, è pure oggi una nerottola sa scapputtù, una nerottola sa scapputtù, una nerottola sa scapputtù. Capito, però se no sì, no, 7 meno un quarto, 7 meno un quarto, la prossima esce e poi gli adena dici struzzù, Argentina Australia è stata una partita che mi aspettavo, ma credo anche molti di voi, andare molto più liscia per l'Argentina in realtà di quello che è stato. E questa Argentina qua, diciamo, più che scaloneta, sarebbe, facendo un parallelismo, da chiamarla la Daneta, no? Cioè è proprio la squadra di Adani, perché ti permette un parallelismo. E qui si è abbattuta anche la pioggia per celebrare il sinistro più forte del mondo, il mancino più forte del mondo, il giocatore più forte del mondo, bla 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 bla. Un'Argentina scarsa che non vincerà né mo e né mai il mondiale. E anche oggi le Adani, Adani, ma c'è te bevo prima, cosa ti bevi prima di andare a commentare? Al gol di Messi? Pane e vino, mille uma, questo è proprio chinato, stai chinato, stai amico, amico, amico Adani. Come dice il grande Adani, per me è grande Adani, Messi trasforma l'acqua in vino, perché il suo mancino regala sempre dei cioccolatini. Il meccanismo che non tira Messi, Messi!